Allora, Yusuke, prima di tutto dobbiamo pensare al nostro accordo. E ti faccio creare assorbi fuoco. Ecco a te. Va bene, ci penso io. Il mio pennello freme, è come se fosse posseduto. È venuta benissimo, prendi. Grazie a Yusuke. Ora che ho la persona giusta, Yusuke, vengo da te. Si tratta della mia nuova opera Desiderio. È stata selezionata per essere esibita al pubblico. In questo momento è già in mostra. Se ti va, che ne pensi di andare a vederla assieme? Volentieri, Yusuke. Andiamo. Grazie, in effetti anche per me sarà la prima volta. Ti invio la posizione del museo d'arte. Incontriamoci prima e andiamoci insieme. Va bene. Dove si trova? A Ueno, benissimo. Dove si trova il nostro museo. Eccomi, Yusuke. Oltre all'aspetto espositivo, c'è anche da considerare la possibilità di ricevere valutazioni. Sono convinto che la mia opera spicchi come uno scoglio in mezzo a questo mare di arte. Una metafora un po' strana, ma accettabile. Eppure, nessuno è ancora venuto a vederla. Forse hanno talmente tanta paura della verità racchiusa in essa da non osare avvicinarsi. E questa cosa rappresenta? Emana un'aura cupa quasi sinistra. Si intitola Desiderio, eh? Io qui non vedo alcun desiderio. Ah, ora capisco. Questa è l'area dedicata agli studenti. Sarà stato un dipinto di getto. Già, questo quadro è totalmente privo di eleganza ed emozione. Vieni, caro, laggiù ci sono dipinti più curati. Non preoccuparti, non sono minimamente infastidito. Erano solo banalità dette da persone qualunque ignoranti. Non devo curarmi di loro. Fintanto che gli esperti comprenderanno la mia opera, potrò considerarmi felice. Guarda caso, adesso arriva un esperto. Questa è... Guarda, ecco un esperto. Signore, vorrei una sua opinione. Cosa ne pensa di quest'opera? È chiaro perché sia stata ammessa questa mostra, la tecnica è eccellente. Tuttavia nel complesso la composizione si può giudicare al massimo mediocre. Come osa? Ah, sei tu l'autore. Il titolo è Desiderio, ma è un'idea francamente abusata. Qualcuno direbbe persino stranita. Stantia, ho sbagliato. Effettivamente ti avevo detto che il titolo era un po' banale, eh? Un'opera astratta con un tema così comune deve essere infusa di una forte personalità. Cosa? Cerca di osservare il dipinto senza farti condizionare dal fatto di esserne l'autore. Considerata la tua età, la tecnica è sopraffina, ma davvero questo quadro ti dice qualcosa? È vuoto, privo di significato. Se vuoi evolvere come artista, ti consiglio di adottare uno sguardo più critico verso le tue opere. Ah, la mia opera è vuota. Ignoralo. Sì. Anche se effettivamente è un po' duro dire ignoralo se l'ha detto un esperto. Ma come può essere? Ho messo tutto me stesso lì dentro. Ho colto l'essenza stessa del desiderio. Avrebbe dovuto metterlo a nudo la realtà del mondo. Forse aveva ragione. Forse dopo tutto è vuota. I colori, le pennellate, non trasmettono l'idea di desiderio, ma solo la concezione che ne ho io. Non ho colto il desiderio, è il desiderio ad aver colto me. Come ho fatto a credere che fosse altrimenti? È come se gli dei dell'arte mi avessero abbandonato. Yusuke... Questo gravissimo errore sarà la mia fine. Sei solo agli inizi, Yusuke. Puoi solo migliorare. Non trattarmi con condiscendenza. Non ho più un futuro in questo campo. Cosa mi accadrà adesso? Senza l'arte, cosa rimane del mio essere? Fare così certo non è da te, Yusuke. Phoenix, hai ragione. Arrendermi al destino dopo appena un fallimento non è da me. Quanto sei magro, Yusuke, tutto slanciato. E tuttavia essere criticati da qualcuno con uno sguardo così acuto fa davvero male. Ma questo è un motivo in più per superare questo mio blocco. Devo dimostrargli quanto valgo. Questo è lo spirito giusto. Bravo.
comincerò dipingendo. Dopodiché dipingerò ancora e poi continuerò senza sosta a dipingere. È l'unico modo che ho per imparare a cogliere l'essenza delle emozioni. Dopotutto, esiste un limite a ciò che si può ottenere analizzando i contenuti del cuore con la logica. Spero che mi consentirai di continuare a disegnare carte abilità, Phoenix. Ce la farò. Volentieri, Yusuke, visto che comunque mi serve che tu lo faccia. Riverbero, chance di proseguire l'attacco se un colpo di Joker non abbatte il nemico. Bravissimo, Yusuke. Andiamo a casa, voglio cominciare da capo. Bravo, Yusuke. Un blocco, eh? In realtà, quel personaggio è interessante. È molto interessante. Piripipi. Phoenix, mi scuso per la scenata di prima. La critica di quel gentiluomo mi ha fatto capire cosa mi manca. Ora so che strada percorrere. Continuerò a disegnare. Completerò 10 opere entro la fine di questa giornata. La madonna, non ti strafare. Questo è lo spirito giusto, comunque. Bravo. Dovrei impegnarmi di più. Farò qualunque cosa per superare questo blocco. Con il tuo sostegno sono riuscito a rimettermi in piedi alla svelta. Spero che ciò non ti allontani da me. Supererò questa cosa. Mi spiace averti rubato così tanto tempo. Ci rivedremo presto. Volentieri. Oh, Kaetaka. Chi è che mi vuole stasera? Ah, guarda un po' i fumi. Pensavo giusto a te io. Ti ricordi il nostro patto? Sei diventato il mio partner affinché io potessi studiare nuove mosse. Vorrei cominciare a spiegarti le basi dello Shoji. Vuoi fare una partita? Sì, ma devo prendere come sempre la persona giusta, i fumi. Ora che abbiamo la persona giusta, possiamo andare dai fumi. Ti aspetto in chiesa. Va bene, arrivo subito. Avanguardia del regno di Togo. Avanza in prima linea. Schiacciali tutti. Pensi di poterti proteggere con quella misera difesa? Non hai speranze. Destati, drago. Consumali tutti con il tuo fuoco demoniaco. Torre dell'inferno oscuro. E niente. Non li senti? I lamenti dei soldati morenti che riecheggiano sul campo di battaglia. Con un re incompetente un soldato non può mostrare il suo vero valore. È ora che tu soffra. Wow, che cattiveria. Bene, è tutto in posizione. La mia mano destra freme mentre scateno il mio potere. Evoco la mossa proibita che segnerà la tua fine. Attacco supremo di Excalibur. Scacco. Ah, l'ho fatto di nuovo. È una mia abitudine imbarazzante. Durante una partita io... tendo a essere molto aggressiva. È come se vestissi i panni della regina di un regno. È una tecnica molto interessante. Davvero? Sei proprio strano, sai? Mio padre mi ha fatto fare un sacco di esercizi visivi da piccola per imparare le regole. Piano piano ho iniziato a vedere la scacchiera come se fosse il mio regno. Mi divertivo molto a inventarmi le storie e strategie per i miei sudditi. Tuttavia, ho sentito che in rete mi prendono tutti in giro per questo. Pensano che sia strana, un otaku, oppure semplicemente pazza. Oh, che caruccia che è. Cioè, non li biasimo, anch'io mi ritengo strana. Ignorali, sono tutti ignoranti. La tua positività è un piacevole conforto. Potrei riuscire a imparare più del previsto dalle nostre sfide. Vabbè, mi fa piacere, guarda. Pam, pam, param. E oggi non otteniamo nulla. Rango 2. Per oggi è tutto. Ah, bella partita. Oh, c'è una cosa di cui volevo parlarti. Tu leggi qualche settimanale? Sto per fare un servizio fotografico per uno di quelli. Ma non vorresti, giusto? Sei piuttosto perspicace. Pensavo che ti saresti sorpreso trovandolo in edicola, perciò ho voluto avvertirti in anticipo. In tutta onestà, è una cosa che detesto fare. Ma se riuscissi ad attirare più attenzione sullo Shoji, magari il gioco diventerebbe più popolare. In Giappone lo è, fuori dal Giappone è molto meno. O perlomeno è così che la giustifico a me stessa. Ho un'intervista in programma anche questa sera, perciò per oggi finiamola qui. Va bene, grazie della tua conoscenza, i fumi.
pam, para pam, pam, pam. Buona serata. Al prossimo incontro. Ciao. Oh, che caruccia anche lei. Lei mi piace molto come personaggio. E oggi è il 1° luglio. È una data importante questa. Ah, siamo riusciti a sederci. Perché non leggi qualcosa? Qualcosa di molto corto. Ad esempio, maestro di freccette. Trova la postura che ti fa sentire più stabile. Vero, sarebbe impossibile prendere la mira senza una buona postura. Interessante. Hai finito di leggere Maestro delle Freccette. Ti ha dato qualche dritta sulle freccette. Il gioco è più complesso di quel che sembra, eh? Detto questo, la teoria non basta. Appena puoi, metti a frutto le nuove conoscenze giocando. Possiamo usare il terzo occhio giocando a freccette, che ci permetterà di essere molto più precisi. Oh, siamo quasi alla stazione. Benissimo. Ho saltato la colazione e adesso ho una fame. Vorrei qualcosa che mi riempia, ma l'estate è alle porte. Non vorrei esagerare con le calorie. Perché non ci beviamo un tè? Al dinner di Shibuya servono il fruitte. Ha un buon profumo, fa benissimo alla pelle ed accresce il fascino di chi lo beve. Fruitte, che nome carino, sembra buono. Dopotutto il fascino è una questione di soprattutto interiore. Credo che lo proverò. Fruitte, dal nome sembrerebbe una bevanda alla moda che piace alle ragazze. Ti va di provarlo? L'acqua più che bene, vediamo cosa dice. Capisco. Beh, dovresti avere una mentalità più aperta. Se è buono e rende più affascinanti, perché no? Perché guarda come sono bello. Bere fruitte quando sei al dinner potrebbe essere una buona idea per incrementare il tuo fascino. Guarda che figurino che sono. Buongiorno, Phoenix-kun. Cos'hai da guardare? Andiamo, se non ci sbrighiamo faremo tardi. Va bene, Makoto. Che carina che è, poi con quei leggings bellissimi. Un'altra interrogazione. Senti, aprite i vostri libri. Che sei, Piton? Oggi parleremo del periodo delle cronache dei tre regni. Gli eroi più vari che battagliano per il predominio. Quanta epicità. Leader carismatici, signori della guerra in testa a migliaia di unità hanno di certo il loro appeal. Ma personalmente reputo che i loro strateghi non siano affatto di meno, da meno. Ebbene, Star-kun. Nel libro Zhue Liang di Shu è famoso per le sue gesta della battaglia di Chibi. Ha anche inventato il Baozi, una specie di raviolo rotondo, ma il nome originale si basava sull'aspetto. Qual è il significato originario dell'espressione cinese da cui deriva il nome di quegli involtini? Non ne ho idea, ma essendo quella una guerra, era una testa di barbaro. È corretto. Il nome originale, Mantou, nasce dall'espressione che vuol dire testa di barbaro. Ai tempi i barbari di una regione offrivano la testa di una persona per placare un fiume in piena, ma Zhue Liang creò un Baozi della forma di una testa come sostituzione. Oh, è stato bravo, conosceva la risposta, Yarujaneiga! Ah, TVB Morgana. Pa-pa-ra-ba-ra-pa. Oggigiorno i Baozi hanno spesso delle faccette carine. Beh, pensando alla loro origine, non sono poi così fuori luogo. Non sapevo che gli strateghi si occupassero di cucina, oltre alle strategie. Makoto è la nostra stratega, non ti incuriosisce sapere come cucina? Secondo me cucina bene, visto che la sorella non diceva nulla l'altra volta. Vediamo, qualche richiesta, Mishima? Ma va. Non possiamo ignorare quel caso di abuso. Il bersaglio dovrebbe essere nei memento, occupiamocene alla svelta. Oh, oggi non c'è nessuno. Benissimo. Oh, è la tua prima volta in biblioteca, ma quando mai? Quel distintivo, sei del secondo anno. Sei quel nuovo studente. Mi dispiace, non volevo dirlo così. Comunque, è mio compito spiegare le regole della biblioteca ai nuovi visitatori, per cui... Ma perché me lo dici adesso? In realtà, sono già passato da sta biblioteca. Va bene, prendiamo un libro. Vuoi prendere in prestito solo un libro alla volta? Quello che noi prenderemo è lettura rapida. Questo, vero? Trattalo con cura. Lettura rapida, sembra interessante. È interessante, Morgana, perché ci permette di leggere praticamente un libro di due blocchi in un blocco solo. Perfetto. E si sblocca dal primo di luglio. Però, ora che abbiamo questo libro, possiamo andare dalla nostra amica Ann. Ehi, Annettina, ciao! Oh, l'altro giorno sono andata di nuovo a far visita a Shio. Da allora ho avuto modo di riflettere parecchio. Hai tempo per parlarne? Assolutamente. Che ne pensi? Intenzione di passare il tempo con Lady Ann? Ma andiamo!
Grazie. A te il dinner va bene? Assolutamente. Pam pam. Anone? Ho raccontato a Shio di quel che è successo con Mika al servizio fotografico. E sai cosa ha fatto? È scoppiata a ridere. Ha detto che secondo lei Mika è una tipa bella tosta. Devo dire però che mi ha fatto bene, mi è anche passata la rabbia. A volte per stare meglio è sufficiente che qualcuno rida di te. Così pare. In fondo non si dice che ridere è la migliore medicina. E io posso testimoniarlo in prima persona. A ogni modo, anche se mi sto sforzando di diventare forte, quella davvero forte qui è Shio. L'altro giorno sono andata ad assistere a una sessione di riabilitazione. Mi ha invitato lei. Così ho accettato senza pensarci troppo, ma l'esperienza è stata impressionante. Deve sforzarsi sicuramente molto. Già. Grondava sudore, stringeva i denti, si vedeva che soffriva molto. A quanto pare non riesce a muovere i piedi. Dice che è come se le gambe fossero sacchi di sabbia. Lei però se le trascina dietro tutto il tempo, con le sue gambe gonfie di lividi. Avrei voluto fermarla. Alla fine della sessione era in lacrime. È davvero difficile per lei. Mi ha confidato che voleva lasciar perdere. Per questo mi aveva chiesto di andare, per non perdere la motivazione. Si è lamentata per tutto il tempo in un modo che non è da lei. Nonostante questo, però, ha portato a termine la sessione. Oh, che carina che è. Io non so perché sto piangendo. Non sono nelle sue condizioni. È perché sono debole. No, è perché sei gentile. Ti sbagli. Sai, nonostante il dolore, ho pensato che Shio fosse una grande e anche bella. Nonostante si lamentasse, ce l'ha messa tutta. Essere forti non significa solo restare impassibili, ma anche lottare contro l'avversità. Quindi pensavo, come posso fare per aiutare Shio? Se le mostri la tua forza, la renderai forte anche tu. La mia forza? Sì, lo farò, darò il massimo. Sai, Phoenix, stare con te mi aiuta a vedere le cose più chiaramente. A capire come cosa fare, cosa significa essere forti. Ecco, grazie mille. Grazie a te di esserti confidata con me. Sono molto contento. Arisen rigenerativo, chance di curare alterazioni negative inflitte ai membri del gruppo. Brava. Complimenti, Anna. Ah, mi cola il naso. Perché mi guardi in quel modo? Anche le ragazze carine gocciola il naso, sai? Ci si vede. Oh, sono io, grazie per prima. Mi sento meglio ora che ti ho parlato di tutto questo. Farò tutto il possibile per aiutare Shio, a modo mio. Forse il nostro rapporto non tornerà esattamente come prima, ma ora che l'ho vista piangere, so che troverò qualcosa che posso fare per lei. Farò il tifo per te. Assolutamente. Grazie, non posso permetterle di lasciarmi indietro. Guardami, un giorno sarò una donna splendida e forte, proprio come Shio. Oh, che carina. Ah, ora che mi sono tolta il peso dal petto sto molto meglio. Sei un bravo ascoltatore, Phoenix. Spero di poter contare su di te per questo. Ok, ciao. Oh, che carina che è anche lei, Annettina. Prendi le guanciotte così. Kaetaka. Chi è che mi scrive stasera? Oh, guarda un po'. Effettivamente ho proprio bisogno di te. Camera tua è in disordine. Hai fame? Ci pensa Becky. Aspetta, forse volevi richiedermi? C'è una cosa di cui voglio parlarti. Sento che di potermi avvicinare alla Kawakami appena avrò la persona giusta. Porca di quella miseria. Ma c'è il butta dentro di questo bar che parla con un gatto? Ehi amico, da dove diavolo vengono tutti quei volantini? Miau. Oh, intendo, mi scusi signore, sa dirmi chi ha messo questi fighissimi... Cacchio. Voglio dire, i volantini hanno un bel marchio, sono di un negozio qui vicino. Perché stai parlando con un gatto, amico? Bene, Kawakami, è arrivato il tuo momento, ora che ho la persona giusta, verrò da te. Anzi, verrai tu da me. 5.000 yen che se ne vanno. Grazie mille, aspettami padrone. Aspetta che arrivo a casa prima. Pam... A dire il vero, mi piace molto l'atmosfera retro di questa stanza. Dopo quanto, 7 volte che ti ho invitata, ci mancherebbe anche.
Ma oggi sono costretta a salutarla. Come? Vedi, ho deciso di smettere. Il capo mi ha trovata un lavoro part-time con una paga migliore. I tutori di Takase-kun chiedono sempre di più. È l'unica cosa che posso fare. È davvero quello che tu vuoi, però? Quello che voglio. I tutori di Takase-kun sostengono che l'unico modo per farsi perdonare da Takase-kun è pagare. Se non è così, allora qual è la cosa giusta da fare? Chissà se smettendo di insegnare questa storia finirebbe. Le persone come me non hanno il diritto di insegnare. Rinunciando, sarei libera. È per questo che lascerò sia il lavoro da insegnante che quello da maid. Che ne pensi? Che è una scelta sbagliatissima. Però, se è quello che vuoi... È ciò che ho deciso. Ma è stata davvero una mia scelta. Ora che ci penso, ormai è troppo tardi per smettere di fare l'insegnante, dopo tutto lo studio che ci hai messo, di sicuro. Se fossi stata davvero male per l'accaduto, mi sarei dimessa il giorno stesso. Invece, essendo ancora il bisogno di insegnare, chissà perché ho continuato a provarlo. Cerca di ricordarlo. Hai voluto farlo fin dall'inizio. Star-kun. Oh, giusto. Avevo deciso che per farmi perdonare mi sarei assicurata che non accadesse di nuovo. Se non avessi avuto paura di etichette e pettegolezzi, avrei potuto salvarlo. Volevo diventare un insegnante che avesse a cuore gli studenti. Ecco cosa pensavo. Ma adesso passo tutto il tempo libero a lavorare part time per poter continuare a fare l'insegnante. Ho messo in secondo piano il dedicato lavoro da insegnante per guadagnare i soldi per scusarmi. È così che è andato tutto a rotoli. Così non risolverò mai le cose con Takase-kun. Agli errori si può rimediare. Sarò l'insegnante che voglio essere. È il modo migliore per scusarmi con Takase-kun. D'ora in avanti rifiuterò di sborsare altri soldi. Questa è la mia risposta. Beh, che te ne pare? È la scelta giusta. Bravissima. Non si può trovare la risposta giusta negli altri. Va cercata nel proprio cuore. Ed è una cosa che ho imparato da te. In un certo senso, sei tu l'insegnante. Scherzo. Oh, che carina. Sento che Kawakami si fida di me. Che caruccia. Spero però di poter fare subito il prossimo incontro con Kawakami, perché così poi sblocchiamo la sua richiesta dei memento e andiamo subito a farla. Ero così intenta a trovare i soldi che non ho prestato attenzione ai miei studenti. Soprattutto a te. Ho distolto lo sguardo perché avevi un marchio, proprio come Takase-kun. Ma d'ora in avanti ti proteggerò, in quanto tuo insegnante non ti tradirò mai. Oh, oh, oh. Anche io ti voglio proteggere. Oh, che carina. Queste frasi funzionano solo se dette da una persona in grado di gestire le faccende di casa. Ma ti ringrazio, parlerò con i Takase. Non fuggirò più, andrà tutto bene se li affronterò faccia a faccia. Ok, è ora di andare. Grazie, a presto. E alla fine non ha pulito niente. Brava Kawakami. Piripipi. Oh, è il padrone. Grazie davvero per oggi. Oh, aspetta, a partire da oggi avrei dovuto smettere di lavorare come Becky. Sinceramente, ho sempre saputo che non avrei potuto continuare così per sempre. Ma affrontandolo da sola mi sentivo in trappola. Grazie a te ho finalmente capito cosa dovessi fare. Farei di tutto per te, Kawakami. Avanti, sebbene che non puoi dirmi frasi del genere. Ma non ti ho ancora dimostrato alcuna riconoscenza, quindi grazie davvero. Stasera a letto presto. La carenza di sonno avvelena il corpo e la mente. Ok, buonanotte. Buona serata anche a te. Oh, Kawakami. E un'altra giornata passò e divenne sabato. Spero di poterla chiamare. Bene, cominciamo. Per prima cosa faremo un riassunto della scorsa lezione. Prof. Yuni è pregato di recarsi subito in sala docente. Docenti. Oh? Vado in sala docenti, nel frattempo continuate a studiare. Me ne vado così. Kawakami ci ha gentilmente concesso del tempo libero, dovremmo farne buon uso. Qual è il tuo piano? Madonna che stupido, posso leggere subito questo, bravissimo genio. Mediante la gestione separata di occhi e cervello, la tua efficienza... Wow, è un approccio molto scientifico, fortuna che le immagini facilitano la comprensione. Madonna...
Avrei perso l'occasione di leggere questo subito. Hai finito di leggere lettura rapida. Verso la metà hai cominciato a sfogliarlo più velocemente. Credevo stessi saltando le pagine. Vedo che sei già in grado di leggere in modo più efficiente. Perfetto, ora possiamo leggere al doppio della velocità. Ari, ecco l'insegnante. Benissimo, nascondo il libro. Chi avrà fatto quell'annuncio? A ogni modo, per ora torniamo alla lezione. Ci è mancato poco. Comunque, grazie a Kawakami abbiamo ottenuto un bel po' di tempo libero. Dovremmo ringraziarla. Già. Starkun è pregato di recarsi dal consulente studentesco. Sembrava Kawakami. Chissà cosa succede. Forse qualcosa di brutto. Scusa se ho interrotto la lezione, ma devo parlarti dei tutori di Takase-kun. Perfetto! Yes! Così non devo neanche occupare una serata. Ho detto loro che non mi estorceranno altro denaro. Sto anche per lasciare il lavoro part-time, anche se sto ancora trattando con il capo. Cercherò solo di essere un ottimo insegnante, a prescindere dal giudizio altrui. Grazie per avermi dato un ottimo consiglio. Pensavo che dovessi essere il primo a saperlo. Signora Kawakami, a visite. Sono venuti da casa. Qui? A scuola? Quanto pensava di farci aspettare? Ancora lui? Puoi giurarci, strega! Che maleducato! Tale insegnante e tale studente. È chiaro che non hai una minima educazione. Credeva di poterci chiamare come se nulla fosse e smettere di pagare. Chi crede di essere? È una mia decisione, per il bene di Takase-kun. Mi assicurerò che non ci siano altri studenti come lui, che... Quindi vuole lavarsene le mani. Scommetto che non le è mai interessato di Taiki. Come fa a insegnare ancora? Forse dovremmo davvero far causa al Ministero dell'Istruzione. Non le importa? Un insegnante responsabile della morte di uno studente scatenerebbe uno scandalo. Ho smesso di fuggire e nascondermi. Userò il mio tempo per prendermi cura degli studenti. Se volete ricorrere per vie legali, fate pure. Continuerò comunque a insegnare. È il modo migliore per chiedere scusa a Takase-kun. Di sicuro, quella di darvi del denaro non è una soluzione. Oltre a farle causa, forse dovrei rivelare a tutti il suo piccolo segreto. Sa, parlo di quel suo lavoro nel mercato del sesso. Come fa? Oh, quindi ho ragione, eh? Cosa? Andiamo, il denaro che ci sta versando è troppo per lo stipendio di un insegnante. Allora, vogliamo andare in sala docenti? Basta, per favore. Ah, un insegnante che lavora nell'industria del sesso. Questa volta non ha speranze. Peccato che abbia pensato di poter lasciare risolta la faccenda di Taiki. Ora sa cosa deve fare, vero? Paghi e non si azzardi più a chiamarci pensando di poter smettere. Pare che non possa ancora lasciare il lavoro part-time. Ma eri così decisa. Lo so. Ma ora cosa dovrei fare? Forse i ladri fantasma aiuterebbero mai una persona come me? No, è impossibile. Kawakami sembra profondamente ferita. Yes. Cioè, non sono felice perché è ferita, ma sono felice perché almeno abbiamo risolto questa questione subito. Devo fare qualcosa per lei. Non posso continuare così. Come si chiamano loro? Chi? I Takase? Il marito si chiama Toshino-san e la moglie Hiromi-san. Come potrei dimenticarli? Gli mando del denaro ogni settimana. Aspetta, perché? Non vorrei mica fare qualcosa, vero? Non farlo. Un insegnante della Shujin che chiede aiuto ai ladri fantasma sarebbe... Mi dispiace. Ero così ansiosa di dirti cosa avevo deciso e alla fine è successo questo. Dimentica tutto, ok? Pensandoci bene, sono al punto di partenza. Non sarò mai in grado di cambiare. Già. Stanno iniziando le lezioni. Devo andare. No, devo fare qualcosa per Kawakami. Letteralmente. Poverina che è lei. Okuchi-kuchi Kawakami carina lei. No, devo fare assolutamente qualcosa. Sono alla mostra e Anasaki. Allora, Anasaki, non me ne frega niente. Yusuke...
Allora, tutto dipende in realtà da domani. Se domani non mi chiama nessuno, facciamo subito la richiesta di memento. Anzi, direi, ora facciamo Yusuke. Almeno iniziamo ad avanzarlo. Una volta fatto Yusuke, domani, a prescindere da qualsiasi cosa, a meno che non sia una roba importante, direi di andare nel memento. Tanto manca una settimana, quindi possiamo farcela. Ciao Yusuke, era proprio te che cercavo. Prima di andare alla tua mostra, pensiamo al nostro accordo. Dovresti duplicarmi qualche carta nuova. Inizierei a chiederti di duplicare queste difese: rifletti ghiaccio, elettricità e gli vari amplifica anche annulla nucleare. Dobbiamo insegnare il più possibile a Yusuke. Quindi iniziamo da rifletti ghiaccio. Insegnalo. Va bene, dammi le carte. Il mio pennello freme, è come se fosse posseduto. È venuta benissimo, prendi. Grazie Yusuke. E ora usciamo assieme. Ah, devi avere molto tempo libero. Sono ancora turbato per quanto è successo alla mostra. Ci ho riflettuto a lungo. E beh, forse ho trovato un tema adatto. Pensi di avere il tempo per aiutarmi? Penso di potermi avvicinare con Eligor. Assolutamente, usciamo Yusuke. Ti devo un favore, sarebbe molto difficile per me andare da solo. Sì, vero. Al parco Inokashira allora, andiamo. Sempre lì finiamo, vabbè. È un bel posto, dai. Grazie per la tua assistenza. Dopotutto per me sarebbe stato impossibile disegnare Remando. Ci vorrebbe una ragazza qui. Ma anche stare con te non è male. Una ragazza? Vuoi dire che sei fidanzato? Avresti dovuto dirmelo prima. Ho perso l'occasione di ritrarre un soggetto meraviglioso. Comunque, a parte questo, grazie davvero per l'aiuto di oggi. Qui troverò di sicuro un nuovo motivo. Guarda quante anatre, come sono carine. Non agitarti troppo, finirei per cadere in acqua. Perfetto, ci siamo. Il mio lavoro precedente ha colto solamente uno degli aspetti del cuore, il desiderio. Per questo non sono riuscito a realizzare una rappresentazione davvero autentica. Ecco perché oggi siamo qui. Voglio ritrarre l'ardente passione tra uomo e donna. Di conseguenza, il tema di oggi sarà le meraviglie dell'amore. Anche tu avrai un ruolo molto importante oggi. Mentre disegno, dovrai fare in modo che la barca resti il più ferma possibile su queste acque infide. In realtà l'acqua è calmissima. Questa angolazione è incredibile. Il timido profilo, gli occhi umidi, la passione che travolge è evidente, che li travolge. Sono come Adamo ed Eva, ma prima o poi tutti gli innamorati scoprono quanto è penoso separarsi. La separazione costituisce la naturale conclusione dei rapporti, ma l'amore perdura. Esattamente, è questa la verità del cuore umano. Sarà un dipinto meraviglioso. Chiunque vi poserà sopra lo sguardo l'adorerà. Potrebbe persino vincere la prossima mostra. Ma adesso non è il momento di pensare a cose tanto futili. Potrebbe restare immobile. Cosa? Si volti come era prima. Devo immortalare il suo profilo. Ma che diavolo stai facendo? Si rallegri, perché renderò immortale la gloria del vostro amore per le generazioni a venire. Quando avrò finito, diverrete leggende del mondo dell'arte, dei moderni Adamo ed Eva. Leggende, arte? Questo qui è fuori di testa, denunciamolo. Un momento, ci stai ritraendo. Cosa? Ci stai usando come modelli? Sì. Un uomo e una donna che ondeggiano su un lago di sogni, il rossore delle gote, i timidi sguardi. Sì, è proprio questo l'amore che stavo cercando. Amore? Sì, potremmo anche chiamarlo così, ma sarebbe un po' strano. Sì, ci vogliamo bene, ma lei è mia sorella. Te l'avevo detto... Ah, ero maschio. Te l'avevo detto che non volevo venire qui con te, ci vengono solo le coppiette. Ma ho sempre sognato di venire a Tokyo e affittare una barca, anche se sognavo di farlo col mio ragazzo e non con mio fratello. Sorella e fratello? Quindi la passione travolgente me l'ero solo immaginata. I miei pregiudizi mi hanno impedito di vedere le cose come stanno. Beh, l'amore ha molte forme, Yusuke. L'amore è una bestia multiforme. Questa è la dimostrazione di quanto sia limitata la mia prospettiva. Ah, l'amore romantico e l'amore familiare, a seconda di chi guarda, possono anche confondersi. Forse la verità dei sentimenti sta negli occhi di chi guarda. Phoenix, oggi sento di aver imparato qualcosa.
Già, sento che Yusuke è molto determinato. Forza, Yusuke. Creerai un bellissimo dipinto. Discorso d'artista. Benissimo. Un momento, dicevi che qui ci vengono solo le coppiette. Allora quei due... Cosa? Shh, in città si trovano persone di ogni genere. Oh, racconta. Cavolo. Ma di cosa parlano mai? Oh beh, andiamo, è quasi ora di tornare a casa. Phoenix, potresti rimetterti ai remi? Assolutamente. Ci vediamo. Le uscite con Yusuke sono comunque divertenti, cioè... Sono importanti ma divertenti. Phoenix, grazie per avermi aiutato così tanto. Oggi mi sono accorto della mia carenza di esperienza. Sembra che in fondo io non sappia nulla dell'amore. Se vuoi ti insegno. Perché... Oh, Yusuke... Sebbene abbia fatto un passo in avanti, è indubbio che incontrerò molte altre difficoltà lungo il cammino. Quando comprenderò pienamente il cuore, e se anche dovessi riuscirci, sarò in grado di disegnarlo. Non scoraggiarti. Abbi fiducia, Yusuke. Hai ragione. Non ho intenzione di arrendermi. Farò del mio meglio per superare questo momento. Bravo. A ogni modo, oggi abbiamo fatto un buon uso del nostro tempo. Sei stato di grande aiuto. Spero di poter contare su di te la prossima volta. Per ora, arrivederci. Buona giornata anche a te, Yusuke. Madonna, Yusuke, com'è bravo anche lui. Gli si vuole bene. Oh, Kaitaka. Chi vuole stasera uscire? Yo, ehi, buonasera. Oh... A me dispia... Ah, Iwai, porca troia, mi scrivi sempre nei momenti più sbagliati. Mi avessi scritto solo te sarei venuto. Ma mi ha scritto Akechi, non posso, scusami. Anche perché è importante l'uscita che abbiamo con Akechi adesso. È importante, dannazione. Ora che abbiamo la persona giusta, Akechi-kun... Ehi là, buonasera. Sono a Kikyoji adesso. Chissà che novità. Se hai tempo, vuoi passare di qui? Assolutamente, Akechi. Vengo subito. Immaginavo saresti venuto. Grazie, ti aspetto. Anche perché, come ho detto, questa uscita con Akechi ci sblocca un altro luogo bello. Ehi, Star-kun, buonasera. Il servizio inizierà fra un po'. Hai da fare? Vuoi passare del tempo insieme? Penso di... Ma dai! Ma come? Ma mi hai ingannato. Ascolta, voglio fare un attimo una prova, Akechi. Perdonami due secondi. Perché a questo punto mi viene il dubbio che io e te non siamo abbastanza amici, perché avremmo dovuto già sbloccarla questa uscita. Proviamo un attimo ad uscire così tanto per... Bene, andiamo allora. Proviamo a uscire un attimo a cazzo con lui. Bla bla bla, bello il caffè, molto buono. Akechi sembra divertirsi, pare che si trovi interessante questa discussione. Il problema è che... Akechi... C'è qualcosa che non va? Avremmo dovuto già sbloccarla il nostro rapporto. Oh no. Chi può essere a quest'ora? Qualcuno che mi disturba. Andiamo da qualche parte domani. Siamo stati molto presi di recente e mi piacerebbe riuscire a rilassarmi la domenica. Però dove potremmo andare di bello? Ci sono, possiamo provare ad andare a pescare a Ikigaya. Il laghetto, potrebbe andare, vuoi andare con Ryuji? Oh no, Ryuji, dannazione. Va bene, facciamolo per sbloccarlo. Oh, ho delle esche. Speriamo che i pesci abbocchino. Vediamoci a Shinjuku domani allora, notte. Ci sono un sacco di pesci al laghetto, vero? Non vedo l'ora. Cavolo, Ryuji. Se non mi scrivevi adesso, era perfetto domani andare nei memento. Va bene, speriamo che lunedì allora sia tutto libero. Ah, vabbè, io dormo. Avevo già in mente tutto. Facevo sto cavolo di memento, mi facevo massaggiare da Kawakami, andavo dal nostro amico politico. Sai, stavo riflettendo sul futuro, con te come leader e io come braccio destro. Ehi, incontrarci qui non ci fa sembrare dei tizi di qualche giro losco. Mi piace. Pensi davvero? Cristo, sei sempre così scazzato. Non puoi stare al gioco. Mi fai sentire in colpa. Del tipo, di solito sono uno studente noioso, ma quando mi levo gli occhiali... No? Dai.
Cavolo, i pesci non abboccano. La pallina non si è mossa neanche per scherzo. Se solo ci fosse qualche maestro pescatore qui intorno, potremmo copiargli le tecniche. Ehi, ma quello non è Kawakami. Che diavolo ci fa qui? Oh merda, sta venendo da questa parte. Due ragazzi al laghetto a pescare di domenica. Perché ve ne state qui come dei vecchietti? Uscite a fare qualcosa di eccitante. Senti chi parla. Gli adulti hanno bisogno di tempo per rilassarsi e svuotare la mente. Lo capirete presto appena inizierete a lavorare nel mondo reale. E io so bene cosa stai provando ora, Kawakami. Wow, sono terribilmente vecchia, Kawakami. È prof, Kawakami, per te. Merda, potrebbe farci lei da maestro Phoenix. Ne sta prendendo a pacchi. È facile, basta liberare la mente e scrollarsi di dosso tutti i pensieri negativi. Perciò il trucco è non pensare. E come dovrei fare? Accetta la triste realtà. Niente desideri materiali. Insomma, per pescare un pesce non devi volerlo. Capisco, quindi devo dire a me stesso che non voglio alcun pesce. Esattamente. No, non può funzionare. Ho chiesto consiglio proprio perché voglio pescare, anche se sto pescando io. È una splendida domenica di sole. Non mi sarei mai immaginata di passare a pescare con voi due. Ah, due combina guai e la loro prof buona a nulla. Che mix perfetto. Wow, riesce ad acchiapparli anche mentre blatera. È assurdo. Chiamala maestro Kawakami. Lo ripeto, è prof Kawakami. Mai mi sarei aspettato di assistere a una cosa simile. Beh, andiamo a casa. È stata una pessima... un pessimo modo di passare la domenica. Devo essere sincero. Oh, Kaetaka. Ehi, il programma di televendita va in onda oggi. Vuoi dare un'occhiata? Indovina chi è che mi scrive. Sei libero? Assolutamente. Salve, è il momento di fare un po' di shopping. Guardate bene, il set culturistico. Il mondo è un posto difficile. Siete tosti e muscolosi. Proteine d'importazione, frullato iperproteico. Grande. E il frullato proteico. Tutto in un unico... tutto in uno, è pazzesco. Ma non è finita, c'è dell'altro. Il set mente calma. Preparatevi per un'esperienza avvolgente. Ambra grigia e ambra grigia. Che ne dite? Sono due prodotti fantastici. Non saprei quale scegliere. Io sì, è un prodotto di edizione limitata. Sarà disponibile solo e soltanto per oggi. E questo è vero stavolta. Naturalmente il prezzo è giusto. Non vedrete mai più un affare del genere. Oh, i telefoni stanno già squillando senza sosta. Ne resteranno pochi. È la vostra ultima occasione per comprare. Comprare, comprare. Scusatemi. Allora, ovviamente questo costa un fottio, ma ne vale la pena solo per quello di importazione. Oh, ci ha contattato un altro acquirente, grazie infinite. Cliccate. Oh, sono tutti esauriti, l'ultimo cliente ha avuto molta fortuna. Il tuo ordine ti verrà consegnato domani. E a presto allora e alla prossima con un altro dei nostri prodotti fantastici. Ci vediamo. Dobbiamo solo aspettare. A proposito di aspettare, è appena passato il mese. E sai cosa succede quando un mese passa? Arrivano altre proteine d'importazione. Eccole qua le proteine d'importazione. Ne abbiamo praticamente prese due in una botta sola oggi. Sei libero? Posso chiederti un po' del tuo tempo? Considerala pure una richiesta formale. Ho un impegno dopo il discorso e speravo che tu potessi partecipare. Sento di potermi avvicinare. Va bene. Allora, vuoi passare del tempo con Yoshida? Assolutamente. Incontrerò una persona al ristorante di sushi, spero che tu possa esserci. Sicuramente, Yoshida, sicuramente. Ah, Ginza! Sicuramente il giorno che andrò in Giappone, non dico che seguirò fedelmente questa mappa della serie Kanda, Ginza, Tsukishima, però te, l'idea di andare in questi posti, ci sarà probabilmente. Perfetto. Andiamo allora, se va a mangiare sushi. Buono il sushi. Tuttavia, l'indice di gradimento del governo è pericolosamente basso. Mi assicurerò di procedere con cautela, soprattutto considerato che il nipote del mio ex maestro si sta dimostrando così gentile. Non mi fido. Sì, vorrei discutere con lei di una questione personale. Mi permette di essere franco? Allora, mi candiderò al posto di mio nonno alle prossime elezioni. Ma chi l'avrebbe mai detto? Capisco, congratulazioni.
Ho rivestito una posizione di basso rango nella direzione del partito, ma sono nuovo alla candidatura, perciò speravo che lei avrebbe potuto istruirmi su come condurre una campagna elettorale. Beh, in realtà contavo di candidarmi io stesso e non credo di essere qualificato per istruirla. Ma ho sentito che lei è quello che ha lavorato più sodo di tutti negli ultimi 20 anni. Ho avuto molto tempo libero dopo aver perso le elezioni. Studiare è l'unica via per un principiante. Principiante? Lei è un veterano, semmai. E poi ha fatto esperienza istruendo lui, no? Già. Glughete. Di recente la sua reputazione è notevolmente migliorata presso l'ufficio esecutivo. E mio nonno ha preso la volontà di fare pace con lei. Ha espresso: sarei lieto di seppellire l'ascia di guerra col signor Kuramoto, ma non merito di unirmi di nuovo al suo gruppo. Pensavo che avrebbe considerato favorevoli queste condizioni. Perciò le chiedo di mantenere riservo su ciò che sto per dirle. Perdonami, potresti concederci un momento da soli, Star-kun? No, vorrei che anche il suo allievo preferito ascoltasse. Aspetti un momento, intende coinvolgerlo così che io non possa rifiutarmi. Semplicemente mi fido della sua discrezione. Il gruppo di Kuramoto sta pianificando un riallineamento politico. Mi stai dicendo che intende separarsi dal partito ribellare Co-Prosperità? Con il governo indebolito ora è la nostra occasione, pertanto voglio rafforzare la nostra unità. E quindi è venuto da me, un ex membro dei figli di Kuramoto. Ma le mie vedute sono diverse da quelle del gruppo di Kuramoto e non intendo cambiarle. Capisco. Beh, non sarà in grado di realizzare i suoi ideali se non verrà eletto. Star-kun, potresti fargli ritrovare il buon senso, ne beneficerai anche tu. Secondo me dovrebbe rifiutare. Rimanga fedele a se stesso. E così anche tu la pensi così, eh? Non ti lasci intimidire nemmeno dal nipote di un grande membro della dieta, tanto peggio di così la mia situazione. Apprezzo la sua offerta, ma la rifiuto rispettosamente. Quindi le sta bene restare per sempre e tora buona a nulla. Ecco, questo è il gettare la maschera, appena praticamente buttato al vento tutto il buon presentimento che c'era prima. Lo chiami signor Yoshida? Un po' di rispetto. Star-kun. Pare che tu abbia scelto il politico sbagliato da seguire. Non è una sua decisione di sicuro. Cerchi di capire che anche lui ha le sue convinzioni. Le mie scuse, ho straparlato e di fronte al suo segretario per giunta. Non voglio una risposta immediata. Se intende soddisfare la richiesta di mio nonno, me lo faccia sapere. Mi sono già occupato del conto, perciò godetevi il pasto. Ora, se volete scusarmi... Bene, mangiamo a volontà. Che senso ha farsi eleggere se poi devi sacrificare i tuoi ideali? Scommetto che, vedendosi con le spalle al muro, Kuramoto ha cercato di irretirti. Probabilmente non si aspettava che rimanessi così calmo dopo aver svelato il suo asso nella manica. Mi sento sorprendentemente a mio agio quando ci sei tu, come quella volta con Matsushita. Ti sono debitore per tutto ciò che hai fatto per me, ma devo chiederti di aiutarmi ancora. Assolutamente. Altre 2 domeniche siamo a posto. Sento che il mio legame con Yoshida si sta rafforzando. Pam param. Rango 7 e non otteniamo nulla, peccato. Dal modo in cui si comportava, giurerei che Kuramoto-kun stesse tramando qualcosa. Ah, perdonami, la cena è finita, torniamo a casa, ma io ho ancora fame. Vi ho aumentato il mio fascino. Che bello che sono. Ottimo lavoro anche oggi. Grazie a lei, Yoshida, buona serata. E, appunto, come dicevo prima... gioco permettendo, andrei nel memento io poi. Oh, guarda un po'. Siamo riusciti a sederci, perché non leggi qualcosa prima che il treno arrivi a destinazione? Volentieri. Io punterei sull'enciclopedia floreale per adesso. Così almeno mi porto avanti eventualmente se dovessi tornare a lavorare al negozio di fiori. Imparare qualcosa sui fiori potrebbe tornarti utile per quel lavoro da fioraio. Già, anche se non ci lavoro più praticamente. Pa-pam. Hai finito di leggere Enciclopedia Floreale. Quel libro parlava dei fiori e dei loro significati. Ti tornerà utile per il lavoro da fioraio, no? Hai voglia. Oh, siamo quasi alla stazione. Interrogazione? Interrogazione anche oggi. E vai, chi mi interroga? La prof Chohuno. È già luglio, eh? Odio la stagione delle piogge, ma quando finisce resta solo il caldo. L'umidità è l'aspetto peggiore delle estati giapponesi. Mi manca il caldo secco della California. Vabbè,
Senza contare che a luglio e agosto hanno entrambi 31 giorni. L'estate è troppo lunga. Ebbene, signor Star. Sì, mi dica. Luglio e agosto hanno 31 giorni per colpa di due persone. Sapete dirmi di chi si tratta? Venere e Marte, Giulio e Augusto e Hideyoshi e quell'altro. No, Giulio e Augusto. Bravo, proprio così. Forse lo sapete già, ma i mesi di luglio e agosto sono chiamati così per via degli imperatori romani Giulio e Augusto. Augusto si attribuì un mese, esattamente come Giulio. Tuttavia, per non essere da meno, decise di aggiungere un giorno in più al suo mese. È un mistero per il perché gli uomini siano così cocciuti e orgogliosi per questioni tanto futili. Oh, indovinate, è proprio bravo, dovevi copiare da lui Yaro Janega. Ormai... Tanto, quello che dicono loro è sempre lo stesso, quello che dice Morgana è sempre quello. Beh, però, per quanto vi riguarda, siete solo fortunati ad avere delle vacanze così lunghe. Ma prima di quelle ci saranno gli esami. Inizieranno la prossima settimana, il 13. Non dimenticatevene, ok? Yes, profete. Mercoledì prossimo, ti conviene prepararti? Assolutamente. Dai, vediamo, stagione delle piogge. Oh, chi è che mi scrive? Yusuke. Yusuke, senti, il tempo ce l'ho. Anche se... iniziamo ad andare a comprare la roba.